Hey Cooge, benvenuti in questo nuovo video, io sono AndreaLink91 ed oggi è tempo di un nuovo video reclutamenti per i Nazem Eleven Galaxy Big Bang. Quest'oggi recluteremo 4 giocatori, come avete letto ovviamente dal titolo. Sono giocatori che andranno a implementare una condizione che serve per reclutare un altro giocatore. Questi 4 giocatori si trovano in una community specifica. Di questa community specifica ho già reclutato altri 4 giocatori, di cui solo 2 si possono prendere senza fare collegamenti con altri giochi di Nazem Eleven. I giocatori che ho già reclutato e di cui ho fatto anche il video sono Gandares e Ryugel. Per gli altri ci arriveremo poi in un altro video a parte, dove non tratterò reclutamenti ma altre cose. Oggi recluteremo ovviamente Arion Sherwind, forma bambino, o Matskase Tenma, e i fratelli Mardok. Per tutti questi giocatori servono 2 QR code, uno che sblocca il QR code di Tenma, che sblocca appunto Tenma bambino, Arion bambino, chiamatelo come volete, che è questo qui. Mentre l'altro QR code che sblocca appunto i 3 fratelli Mardok è questo qui. Cominciamo con Tenma. Per Arion Sherwind forma bambino ci servirà innanzitutto una moneta blu, ma questo non è un grandissimo problema, si farmano facilmente. Inoltre ci serviranno 2 foto e 2 argomenti, molto semplici da trovare. La prima foto sono i 3 coni colorati che possiamo trovare appunto a casa di Arion, negli appartamenti Windsor. Se saliamo in cima all'ultimo piano, nella porta a destra, troveremo 3 coni colorati ai quali possiamo scattare una foto, e questo è il primo requisito. Se poi andiamo a Odaiba, ovvero dove cominciamo l'avventura, ci sarà uno stadio. Nella hall dello stadio ci sarà una porta che conduce agli spogliatoi. Se andiamo negli spogliatoi ci sono diverse ceste con diversi totem, qualche animale, ma ci sono anche questi 3 palloni colorati ai quali scattare una foto. E questo è il secondo requisito. Il terzo requisito è un argomento che si trova a Inazuma City. Se noi andiamo nel vicoletto dietro al viale dello shopping, parlando con questo ragazzo, riceveremo il tema spiaggia pulita. Per l'ultimo requisito, che è anch'esso un argomento, dobbiamo dirigerci a Sasanara, il pianeta acquatico, e parlando con questa persona riceveremo l'argomento infanzia. Una volta completati tutti quanti questi requisiti, basterà andare nella hall dello stadio di Odaiba, parlare appunto con questa signorina e potremo reclutare Tenma bambino, che è il primo personaggio della lista. Passiamo ora invece ai fratelli Mardok. Questi qui sono comunque sia anche facili da reclutare, però richiedono comunque sia una condizione che potrebbe risultare tediosa dato il drop randomico degli oggetti di Nazem Eleven, ovvero combattere contro i Goggle Diver, che è la squadra che si trova della route di Maddie. Maddie si trova a Odaiba, lo vedete anche dalle immagini. Bisogna battere questa specifica squadra, che è la Goggle Diver. Sono i pinguini imperatori con gli occhiali, praticamente. Piccolo appunto, per poter entrare nella route di sinistra delle squadre di Maddie, ovvero quella dove si trovano i Goggle Divers, dovete prima sconfiggere tutte quante le squadre della fila in alto. L'ultima squadra sono i Fashionables. Non importa quanti gol fate, qualsiasi cosa fate, basta che vinciate, vi darà il match ticket 1 per Odaiba, che servirà ad affrontare la route di sinistra dove ci sono i Goggle Divers. Battetela tante volte fino a che non ricevete i cetrioli di Kidokawa, i cetrioli originali di Kidokawa. Questo oggetto servirà per tutti e 3 i fratelli Mardok, quindi uno ce lo siamo tolti di mezzo. Bene, passiamo quindi ora a Tyler. Per Tyler ci serve una foto che si prende nell'appartamento 203 degli appartamenti Windsor, per l'appunto, ed è la foto di un set per allenamento, dei pesi e una panca per addominali. Poi bisognerà andare nel passato, nel vecchio club di calcio, e scattare una foto a quelle ruote che usavano Mark Evans e i suoi compagni per allenarsi. Poi ci servirà l'argomento fratelli e sorelle, che si prende da questa ragazza nel pianeta sabbioso di Sandrias. L'abbiamo già visto più volte questo argomento. Passiamo ora a Marvin. Marvin, come anche per Tyler, vorrà anche lui l'oggetto, come già detto, dei cetriolini di Kidokawa. Ci servirà poi la foto della Coppa d'Oro, che si trova nell'edificio principale della scuola al terzo piano, nell'ufficio del presidente Firewheel. Poi bisognerà andare a Villa di Rigo e parlare con questa inserviente, che ci darà appunto un topic che si chiama con tanto impegno. Inoltre, una condizione speciale che richiede appunto Marvin è quella di avere almeno una pagina della lista amico completata, ovvero la prima pagina deve essere completa di amici. In poche parole, lui vuole il 10% dei giocatori massimi. Passiamo ora all'ultimo fratello, ovvero Thomas Mardok.
Thomas Murdock, come gli altri due, i cetriolini di Kidokawa, e questo oramai lo sappiamo. Anche lui vorrà l'argomento fratelli e sorelle che abbiamo appunto preso prima per l'altro fratello, quindi ce l'abbiamo già. Per quanto riguarda gli ultimi due argomenti, mi dispiace ma devo essere un po' approssimativo perché li ho già trovati durante la storia, quando facevo i video appunto della storia, e purtroppo avendo cancellato i file originali non so più dove andare a pescarli. Non posso dirvi il personaggio preciso, ma posso dirvi il posto preciso. Due argomenti sono: uno su Sandorias nella Vigo Town, ovvero in città, e sono o nella città di sopra, in questo punto come vedete, o nella parte di sotto. Sono solo questi personaggi con cui parlare, solo quelli segnati col pallino blu, quindi a forza di parlare con tutti trovate l'argomento che vi serve. E invece su Gardon può essere solo un personaggio che trovate in questo punto della città, nella Sinten City, quindi uno tra questi personaggi ha l'argomento che vi serve. Ripeto, mi dispiace ma non ricordo quali personaggi erano, perché durante la storia ci ho parlato ma poi l'ho tagliato addirittura dal video che ho caricato perché non serviva, e quindi non ricordo neanche, e non avendo più i file originali, dato che sono molto vecchi, non posso più neanche ritrovare quale persona mi dava l'argomento, quindi è un po' approssimativo, però ho ristretto il campo di ricerca. Più di questo mi dispiace, ma non riesco a fare. A questo punto, se avete fatto tutto quanto correttamente e avete anche ovviamente scansionato il QR code, potrete reclutare i fratelli Murdock. Ad ogni modo, né Arion né i fratelli Murdock hanno spiriti guerrieri o totem, quindi non c'è null'altro da vedere se non le loro pose. Vi ricordo quello che ho detto inizio video: i fratelli Gandares e Rugel, i fratelli Murdock e Arion Bambino fanno parte di un reclutamento di massa per prendere Tezcat, altrimenti non se ne fa nulla. Quindi con questi reclutamenti siamo già a 6 persone reclutate, altre 4 che vi mostrerò nel prossimo video, e potremo anche reclutare poi Tezcat. Sarà davvero davvero forte. C'è anche un altro personaggio che vorrei reclutare, che non ho preso all'inizio gioco e che molti di voi mi hanno rinfacciato di non aver preso, ovvero Bylong. Prenderò anche lui. Ad ogni modo, Cuggi, per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti che saranno pubblicati anche nella community del mio canale YouTube. Inoltre vi invito a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti, e ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!